Sia lodato Gesù Cristo. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Mi pare che i temi fondamentali che percorrono le letture di questa 17ª domenica siano quelli della giustizia, della misericordia, della preghiera. La preghiera di Abramo, preghiera di intercessione in favore di Sodoma e di Gomorra. Qui sembra che Abramo voglia istruire, quasi correggere il Signore che minaccia di sterminare il giusto con l'empio. Non perdonerai a Sodoma per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia. Ma la risposta di Dio dice ad Abramo e dice a ciascuno di noi che in lui misericordia e giustizia formano una sola cosa e sono in misura che eccede non solo il nostro modo di agire, ma anche il nostro modo di pensare. Non distruggerò Sodoma per riguardo ai 10 giusti che eventualmente vi troverò. Sappiamo dal seguito della vicenda narrata nel libro della Genesi che in realtà 10 giusti a Sodoma non si troveranno. E quindi nella sua giustizia e nella sua misericordia, che ripeto formano un tutt'uno, Dio distruggerà Sodoma e salverà Lot e la sua famiglia. La preghiera di intercessione di Abramo non va a segno, apparentemente, in realtà sì, e ci viene a insegnare già nell'antica alleanza la enormità della misericordia di Dio e la forza della sua giustizia. Il tema della preghiera ritorna nella pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato. Gesù insegna ai suoi discepoli che Dio, giusto e misericordioso, è giusto e misericordioso come un padre, come il migliore dei padri, anzi, il migliore dei padri è il riflesso imperfetto della paternità che è misericordia e giustizia di Dio. E Gesù ci insegna che come figli di questo Padre chiediamo il perdono per i nostri peccati, ma siamo chiamati anche a perdonare a chiunque ci abbia fatto torto. Noi perdoniamo a ogni nostro debitore, questo è l'impegno, nel mentre che chiediamo il perdono per i nostri peccati. Siamo chiamati a chiedere perdono per noi stessi, a perdonare chi è nostro debitore, chi ha commesso mancanze nei nostri confronti, a intercedere, cioè a pregare per i peccatori, anche per chi ha peccato, diciamo così, in specifico contro di noi. Gesù ci può insegnare questo perché l'ha vissuto in prima persona. Gesù, che era senza peccato, ha interceduto per tutti gli uomini, per tutti noi che siamo peccatori, e ha perdonato a coloro che lo mettevano in croce. Allora Gesù ci dà una misura, la misura definitiva della bontà, della misericordia, dell'amore di questo Padre. Bontà, misericordia e amore sono nel linguaggio biblico una sola cosa, in ebraico chesed. E la misura è sintetizzata in questa formula bellissima che conclude il Vangelo di oggi. Se voi che siete padri cattivi
sapete dare cattivi, cioè imperfetti, nell'amore, nella misericordia, nella bontà. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà. E qui è illuminato il parallelo con il Vangelo secondo Matteo. Il Vangelo secondo Matteo qui dice: il Padre vostro celeste darà cose buone a quelli che glielo chiedono. Invece Luca è più preciso. Dice: il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo, non genericamente cose buone, ma lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Ecco allora che qui noi troviamo materia di semplificazione, di pace e di esultanza, perché delle volte non sappiamo che cosa chiedere, proprio perché ci manca lo Spirito Santo. Non sappiamo ciò che è bene, ciò che è male, non sappiamo perdonare agli altri, non sappiamo chiedere a Dio di perdonare agli altri. Chiediamo lo Spirito Santo e non sbaglieremo mai. Chiediamolo davvero lo Spirito Santo, domandiamoci: ma io quante volte, quanto spesso domando lo Spirito Santo? Quante altre volte invece magari mi disperdo in tante richieste, in tanti desideri, in tante iniziative che non sono certo che siano gradite al cospetto di Dio, e dunque che Dio le benedica, che le accompagni, che le porti a compimento. Chiediamo allo Spirito Santo il dono dei doni, il dono più grande. Sulla parola di Gesù siamo certi che il Padre non ci può rifiutare lo Spirito Santo. Per i meriti di Gesù sappiamo che Dio Padre non ci può rifiutare lo Spirito Santo. Per i meriti di Gesù che è morto invocando il perdono per coloro che lo crocifiggevano e certamente per tutti noi. San Paolo scrive ai Colossesi: fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Questa fede in Dio Padre, in Dio Figlio, ci porta a chiedere con fede il dono dello Spirito Santo per noi e anche per gli altri, sapendo che gli altri possono porre un obice, no? Possono anche rifiutare questo dono. Ma se lo chiediamo sinceramente, se ognuno di noi lo chiede sinceramente per se stesso, certamente Dio glielo concede e certamente Lui lo accoglie. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Oggi è il giorno del Signore, è un giorno per ricominciare dalla misericordia, dalla giustizia, da una preghiera centrata sulla richiesta più grande, quella dello Spirito Santo. A Maria Santissima, sposa e dimora dello Spirito Santo, chiediamo la grazia di non dimenticare queste lezioni e di condividerle con gli altri. Così sia.